Il ministro della Salute Speranza in questi giorni, primi di agosto, con un tweet ha annunciato di aver modificato le linee guida per l'utilizzo della RU486 per praticare l'aborto. Come sappiamo, l'aborto viene praticato nelle cliniche per via chirurgica, ma 10 anni fa fu inserita questa pillola RU486 che introduce l'aborto per via farmacologica. Queste linee guida dicevano prima che anche facendo questo aborto farmacologico bisognava ricoverarsi per più di 3 giorni e questo si poteva fare entro 7 settimane dall'ultima mestruazione. Oggi è cambiato che la pillola può essere assunta anche in day hospital, dopo mezz'ora la donna può andare a casa e può essere assunta fino alla nona settimana. La pillola RU486 che cos'è? È costituita da 2 farmaci. Il primo farmaco viene assunto dalla donna per produrre il distacco della placenta e quindi determina la morte per ipossia del feto. Per la espulsione viene assunto un altro farmaco che determina nella donna, produce delle contrazioni come da parto. Come mai dici che un ritorno al passato, soprattutto quali sono i pericoli nascosti in una cosa che viene chiamata semplice? Non è facile né veloce né sicuro. Non è facile perché sempre è la soppressione di una vita umana. Non è veloce perché già nelle raccomandazioni si dice che per 15 giorni ci vuole una diretta sorveglianza medica, quindi la donna deve essere in contatto con il medico. Non è sicuro perché ci sono delle percentuali entro le quali l'aborto non avviene, quindi comunque si deve ricorrere alla pulizia dell'utero dal punto di vista chirurgico. E la cosa più grave qual è? Che torniamo al passato perché l'aborto diventa un fatto gestito e lasciato solo alla gestione delle donne. La donna diventa quella che assume la pillola, quella che si prende la responsabilità di sopprimere il figlio e quella che deve accertare l'avvenuto aborto. Per fare questo aborto deve comunque restare in contatto con la struttura medica e deve stare a una distanza che non sia superiore a una percorrenza di 2 ore, perché in 2 ore può accadere qualcosa di irreparabile. Quindi noi vogliamo tutelare la vita dei figli, che devono essere accolti sempre, ma tutelare la vita delle donne e dire che la maternità è qualcosa che va accolta ed è un fatto sociale di tutti. Tutta la società deve coinvolgersi in questa accoglienza, non nel suo rifiuto o non nella chiusura degli occhi, perché il fatto diventa solo della donna.